3, 2, 1. Ciao a tutti dal vostro Carlo Di Castefini di Minecraft. Ah, non è cosa abbiamo detto? Non c'era Stefani. Infatti, come possiamo notare, la somiglianza con Stefani è ovvia. Tralasciamo la somiglianza con Stefani. È palese. Spaccate i denti, lo vedi? Sono suo fratello. Suo fratello, sì, i capelli. Sì, esatto, tutto uguale. Tutto uguale. Bene, benvenuti in questo primo blog. Primissimo blog, peraltro, che primissimo non ho mai fatto uno, quindi salutiamo. Come è fatto, quindi non ho la più pallida. Come il video, come staccare un keiki. Inizia, non ho la minima idea di come si faccia. Inizia così. Oppure tutorial. Non ho la minima idea. Oppure come scaricare video su YouTube e poi il programma poi non funziona più. No, è bello, proprio digiti sulla barra di YouTube come scaricare. Cioè, che cazzo di video era? Lo spiegami. Non lo sappiamo più come sta facendo. Vabbè, comunque. Allora, salutiamo. Salutiamo Kevin. Kevin che è partito, per la Spagna. E ha pagato la prima finta. Sì, esatto. Nel senso, chi se ne fotte, vai per i cazzi tuoi. Vabbè, Poi salutiamo comunque tutti i nostri amici, i nostri follower. Come si chiama quello? Comedy Strike? Comedy Strike anche, esatto. E quell'altro? Il mio amico? Salutiamo anche Federico Fiocco. Esatto. Ciao, e Fiocco. Chiediamo a Fiocco se ci prepara un bel fiocchetto azzurro. Per noi. Intanto vediamo. Intanto abbiamo una novità. Una novità che si intravede. Si intravede la maglietta di Stefani. Esatto. Ce n'è un'altra nascosta per il concorso. Esatto, che è questa qua. Bellissima. Nuova e prima maglietta del canale. Ogni 2 anni cambia la versione. 2 anni? Sì, gli ho dato una decadenza di 2 anni. Ogni 2 anni cambia la scritta. Sì. Cambia il formato della scritta e le disposizioni. Questa è la scritta, come vedete, che è come quella che c'è sul canale. Che però di solito va dietro, però in questo caso è davanti. Perché io l'abbinerò sempre a questa camicia e quindi dietro non si vede una serie. Proprio un youtuber. Esatto. E quindi cosa diremo in questo vlog? Questo vlog con le tracce di salsa del kebab. Sì, tracce di salsa, kebab e tutto quanto. Vabbè, appena mangiato un buon kebab. In fretta e furia perché c'era il suo cane rompeva le balle. Cosa dobbiamo dire in questo vlog? Allora, in questo vlog diciamo che quella felpa è una figata, cazzo. Facciamo vedere, guardate che cazzo di felpa. È figata. Qua sono i comrades. Questa felpa gliela inculerò probabilmente stanotte. Vengo qua, lo tramortisco e lo derubo. Ottimo. Quindi, allora, abbiamo un'altra novità peraltro. Vacca boia. Che pure. Adesso vi dico subito. I precedenti video che abbiamo fatto, che erano ben 4, si sono andati persi perché ho avuto un problema con il computer e non mi registravo più lo screen. Proprio un youtuber proprio professionista qua. Uso programmi craccati, quando usi programmi craccati. Con la barra così da action davanti, stupenda. Per un po' ha funzionato quel programma, era eccellente. Poi ho provato a ricraccarlo, il problema è che è stato craccato troppe volte, quindi l'hanno scoperto, quindi l'hanno tolto da... L'hanno tolto da circolazione. E costa 50 euro ovviamente. 50 euro il canale non li fa per ora. Per adesso no. No, per adesso no. Dopo quando li farà al giorno. Esatto. Sarà. Esatto, quindi. Prendere un computer, la PlayStation 4 per fare i video con Nicky Boy e Matt, esatto. Che salutiamo. Esatto, salutiamo, prima o poi ci prenderemo a Play. Tanto vediamo se sta ancora andando. Sta ancora andando lì? Sì, sì. Perfetto. Allora, e adesso guardiamo, adesso vi faccio vedere una cosa, non so se non si vede, comunque, adesso vi faccio vedere. Vediamo se mette a fuoco. Sta mettendo a fuoco. No, si vede tutto bianco. Non puoi. Vabbè, comunque qua c'è una data, 27, perché questa data? Questa data è importante perché sarà il giorno in cui gireremo il famoso atteso film, terza parte, River of Blood. Vi è piaciuto il trailer? È andato figo e ho ottenuto anche parecchie visual, adesso andiamo a vedere, se non sbaglio ho ottenuto, non mi ricordo quante cazzo di visual ho ottenuto. Una ventina. Ma che era? Di più. Adesso vediamo. Tanto tutorial per come staccare un keiki ha fatto 500 visual, sì, così a caso, totalmente, esatto. Parte un giorno.
scoperto. Allora, 72 visual. Non male, dai. Ho fatto 72 visual con 9 mi piace, attenzione, 9 mi piace. Bellissimo. 9, il primo che ottiene più mi piace, mi sa in assoluto. Dopo vediamo qua, mi ricordo in questo ultimo video, che adesso stiamo guardando, l'ultimo video. Aspettate un attimo. Eccolo qua. Rotaia che devo notiamo sotto che ci sono ben 8 commenti di voi 8 ragazzi. 8 commenti, è vero. Ok. Cosa succede se metto più blocchi slime? Beh, semplicemente... dopo un po' il pistone non riesce più a spostarli, quindi non funziona più la farm. L'ho testato, ho provato. Poi un altro commento è Comedy Strike, mi saluti in un video, ti abbiamo salutato, ma comunque ti risalutiamo per sicurezza. E poi sempre Comedy Strike, potete fare un TG dove spiegate come fare un film horror? Beh, sì, lo faremo. E prossimamente faremo un video dove dopo aver fatto dopo, magari anche durante le durante riprese le riprese di... prima facciamo il backstage, facciamo come bello ok, così ci organizziamo e spieghiamo anche agli altri che non sanno minimamente come fare. Esatto, tutti quelli nel gruppo River of Blood si preparino, no? Perché questo video è stato realizzato proprio per loro. Esatto. Poi altro commento di Melodias Knight, sì. Potete fare un TG sul Sacro Graal e sono iscritto, vabbè. Allora, lo faremo, ci stiamo lavorando sopra, stiamo facendo delle ricerche. Stiamo facendo delle ricerche perché non sappiamo minimamente niente sull'argomento, quindi... comunque sappiate che prima o poi quindi potremmo già farlo in teoria secondo la logica degli altri video, abbiamo già iniziato. Sì, però se no, lo non sappiamo niente. Sappiamo... No. Magari è dentro questo baule qua, ci siamo seduti, infatti si muove. E poi? Poi un altro video sempre di Melodias, tra quanto escono i nuovi video? Beh, questo è... spieghiamo il problema. È l'ultimo video che uscirà, perché il problema di Minecraft è quello lì che non mi registra, non riesco più a registrarlo. C'erano altri commenti. Il recorder? No, non ho visto altri, non c'era. Sì, fidati. Ah no, qua forse. C'era una risposta, aspettate. Sì, anche questo. Ok, The Comedy Strike che ha scritto sì anche questo, nel senso che anche lui. Vorrebbe anche lui. Esatto. Poi invece in quello cosa succede, blocchi slime. Fai più binari in teoria, ha risposto Aushan Mohamed. Però io ho scritto, risposto fino a un certo punto, perché dopo il pistone non li sposto infatti, più. Se non sbaglio, entro i 7 blocchi non li sposto più, in teoria. Quindi anche se volete fare una farm di legno, io l'ho fatto, comunque cercherò di fare il video. Dopo 7 blocchi non vi sposta più una mazza. Quindi il video di Minecraft purtroppo per adesso cerchiamo di... Sì, quindi i Minecraft, finché non riusciamo a risistemare questo problema, faremo delle live. Gli episodi li trasformeremo in live, ottimo. E quindi faremo delle live. Che sarà meglio dell'altra volta, ovviamente. Cercheremo, perché il problema sono arrivate delle numerose segnalazioni. È la tua connessione. No, il PC da merda, no. No, la tua connessione, ho fatto una prova con un altro mio amico con il cavo internet e si vedeva da Dio. Vabbè, aveva il cavo, adesso sei in wifi, eri in wifi prima. Sì, ma avevi anche ripetitori te. Vediamo se sta ancora. 5 minuti di vlog. Buono, dai. E comunque i ripetitori non funzionano bene. Infatti si vedeva di merda, vabbè. Ci vedremo qua sulla però forma. Diciamo subito, perché qua c'è una novità incredibile, che è quasi completo il lager dei villici. Il lager dei villici ho iniziato a farlo. Sì. È un lavoraccio perché ho fatto le fondamenta, adesso io, siccome non mi ricordo se c'erano comandi per svuotare, sto iniziando con le spugne in creativa, un po' per volta, a svuotare tutto il mare praticamente. Così, svuoto il mare. Prova che è una fonte infinita di acqua infinita, quindi... Quindi se che metterei un bel poco, insomma... Allora, devo abbassarla di 16 livelli, l'ho abbassata di un livello. L'acqua del mare, quindi, ottimo. Cominciamo bene, vabbè, comunque lo faremo, ho già fatto le celle, tra poco ci metterò dentro i primi. Poi ho finito la serra con la farm di grano sotto e ci ho già schiavizzato dei villager farmer e un paio di cartografi. Proprio il lager, quello proprio duro, capito? Esatto, dove infatti c'era... fare anche una sala delle torture. C'era un villager che non lavorava, l'ho preso e ho iniziato a massacrare a spadate. Giustamente, proprio le grandi...
insegnamenti, esatto, di Minecraft davanti a tutti. Poi altra roba che ho fatto, e che lo vedrete in una live, siccome non funziona il programma, sarà i nuovi animaletti domestici che ho trovato, che sono un creeper, che serve in casa, ah, sì, e un enderman. Non dura un cazzo. Come non dura, sì, dura. L'è morto subito l'episodio che hai fatto. Ma gli ho messo una targhetta praticamente, quindi adesso non despone, e anche l'enderman, che si chiama Johnny. Va bene. Johnny, ed è a guardia della cucina, mi ha distrutto casa, mi sta cavando tutti i blocchi. Distrutto casa, un ottimo animale. C'ha un buco così nel muro. Nella cucina, vabbè. Ottimo. E quindi gli ho fatto anche un monumento, ho fatto una base tipo Statua della Libertà. Che poi vedrete, insomma. Poi vedrete comunque. E poi ci ho messo circa un mezz'ora buona in creativa, perché i blocchi, figurati, vabbè, si trovavo. Perché li ho fatti con i blocchi di smeraldi. Ah, oh, che boia. Mi sono messo lì con un uovo, ho fatto spawnare un creeper, mi sono messo lì a contare pixel dopo pixel e l'ho fatto in scala, quindi se la gamba è alta 4 pixel, io ho preso, ho fatto 4 blocchi di smeraldi, quindi è venuta una roba alta come lo vedrete in live del castello, comunque lo vedrete in live. Poi altre robe, ho fatto la farm di pesca che farmi come la Madonna, neanche. Poi ho fatto un faro con un beacon, poi che cazzo ho fatto? La farm di lana cotta, roba, quelle robe, sì, lì. La... Ah sì, ho fatto la pista atterraggio per le litre, ma ha smesso di funzionare il meccanismo. Non fa cagare, cioè è corta 10 cm, dopo ti schianti letteralmente contro il muro. Ho provato e prendi danno. Comunque prendi danno, la pista d'atterraggio funzionale. Ti schianto, si chiama. No, è che non posso chiudere la bacino, il bicino d'acqua perché è una farm di squid. Ma dicevo, la farm è così, la pista di atterraggio in pratica c'è una montagna e c'è la pista di atterraggio che finisce dritto sì, contro la montagna, cioè sì, non è una pista, è proprio suicidarsi. E poi è bello che ci sono le luci, quelle che dovrebbero segnarti il percorso, che sono ferme, è proprio la distruzione, quando attarri lì sei morto. Sì, esatto. Un po' di notte poi. Comunque dobbiamo chiudere il video perché sta finendo. Quindi, allora... Ricordo a tutti di iscrivervi. La maglietta. Questa è la maglietta che vincerete nel concorso. E se il concorso avviene entro i 2 anni, perché se viene fra 2 anni il concorso, uscirà la prossima comunque. Un minuto. Va bene, in un minuto, quindi ricordo di iscrivervi tutti, lasciare like, commenti se volete dei video particolari. E per il TG vogliamo nuove proposte. Nuove proposte, magari nuovi video per nuovi TG, nuove tipo TG Meteo, che ne so. Quindi un saluto elettrizzante da tutti, un saluto dal vostro caro Stanley, da Surri, iscrivetevi ai Mates, ai nuovi canali. Non ci hanno risposto. Che abbiamo scritto, cioè, scritto, ma ci risponderanno, ci comunque risponderanno, dico subito una roba sicuro. Che adesso guardo le date, poi andrò a Romix a vederli, faremo una live a Romix, che non so come si fa, comunque otterrò l'iscrizione da loro e forse anche il loro numero di telefono e faremo un video insieme. Vai, per questo è tutto, bello, ciao. Ah, se si rimane questo